Buonasera a tutti, io sono Laura Nuotolo, lei è Eliana Papadia e lei è Maria Grazia Perdonò e siamo in quarta B del Liceo delle Scienze Umane. Oggi vi mostrerò un esperimento realizzato da Jean Piaget delle Tre Montagne e vi mostrerò le diversità di pensiero tra una bambina di 3 anni e una bambina di 7 anni. Allora Eliana, come vedi le montagne che hai davanti a te? Io vedo la montagna più piccola, di colore verde chiaro davanti, la montagna di altezza media, di colore verde scuro di lato e in fondo vedo la montagna più alta, di colore marrone. Maria Grazia, come vedi invece le montagne qui davanti a te? Allora, io vedo la montagna più alta, quella marrone davanti, subito dietro la montagna verde scuro un po' più bassa e in fondo vedo la montagna più piccola, verde chiaro. Secondo te, Eliana, Maria Grazia, come vede le montagne che ha davanti a sé? Nello stesso modo in cui le vedo io. E secondo te, Maria Grazia, Eliana, come vede le montagne che ha davanti a sé? Secondo me le vede l'opposto di come le vedo io. Allora, questo esperimento vuole mostrarci che il bambino tra i 3 e i 5 anni è egocentrico, in quanto non riesce a vedere le cose da una prospettiva diversa dalla propria. Oggi, grazie alla scolarizzazione, l'età in cui è possibile superare questo esperimento si è abbassata ai 4-5 anni.